Pietro Morghi si è detto disponibile se serve ad una seconda legislatura. Lei cosa ne pensa? Ma che ci azzecca? Sono ormai centinaia i tavoli aperti di aprire dal ministro Fassara, e quel che noi più contestiamo a questo governo, a questo ministro, è il fatto di avere le orecchie sorde, di essere sordo cioè alle istanze degli operai, ma anche degli imprenditori, ma anche dei cittadini, ma anche dei territori. Abbiamo fatto interrogazioni, istanze e richieste al ministro Passera affinché sappia che nel caso della Breda Menarina una soluzione c'è, prima che sia troppo tardi e prima che dalla cassa integrazione si passa al licenziamento. Beh, la Menarina in mobilitazione da parecchio tempo, anche perché la Finmeccanica vuole dismetterla e quindi non si sa le sorti. In realtà la gente è in cassa integrazione e il governo non ci dà nessun incontro. Oggi abbiamo sfruttato questa occasione per fare una mobilitazione, per mettere al centro la Menarini, sfruttando la richiesta di Di Pietro che ci ha fatto di incontrarci. Se Renzi vince le primarie col PD fate sempre l'alleanza di governo? Il nome casca da solo, nel senso che se si tratta di una condivisione di programma con cui intendiamo noi confrontarci, anche tenendo conto del rapporto di forza, allora possiamo fare un'alleanza insieme. Ma se lei mi dice preferisce Bersani o Monti, Monte Renzi è diverso, dice lei. Inviterà i suoi elettori a votare alle primarie del centro-sinistra ed eventualmente chi votare? Bersani, Renzi o Vendola? Con tutto il rispetto per Prodi io non mi limiterò a dire vado a votare ma non dica chi, perché purtroppo ci ho sempre messo la faccia, non mi sono mai tirato indietro. Io vorrei sapere prima qual è la legge elettorale, perché se la legge elettorale è una legge elettorale che non prevede la coalizione, non posso andare a votare, perché io sono il presidente dell'Italia dei Valori. Quando sarà di coalizione vediamo, lo stesso di coalizione, per cui io prima voglio vedere, poi potrei decidere.